Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. A Catania è stato presentato il programma della festa di Sant'Agata 2024. Per noi c'era Lucio Di Mauro. Presentato il programma della festa di Sant'Agata 2024, presenti l'Arcivescovo di Catania, Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renna, il Sindaco di Catania, Enrico Trantino, il Parroco della Basilica Cattedrale, Monsignor Barbaro Scionti, e il Presidente del Comitato per la festa di Sant'Agata, Carmelo Grasso. Il tema delle celebrazioni 2024 sarà Sant'Agata e la luce del martirio nel nostro tempo, con un programma che prevede una prima parte essenzialmente pastorale che riguarda il cammino insieme verso la festa con celebrazioni, catechesi e testimonianze. Ci sarà una particolare attenzione al tema della legalità. E in tal senso ha annunciato l'arcivescovo la sua intenzione di rivedere lo statuto delle associazioni agatine. All'indomani della festa, infatti, vorrà rivedere gli statuti e sarà molto importante che l'adesione alle associazioni sia fatta da uomini e donne che si trovino nelle condizioni di essere dei devoti e non hanno conti in sospeso con la giustizia. La festa, richiama il tema della luce perché il martirio è luce in un momento di buio nel quale l'uomo è portato a fare dei compromessi e crea attorno a sé, una spessa coltre di tenebre, compromessi con il male, compromessi con il peccato. La luce del martirio ci illumina ancora oggi nei martiri anche del nostro tempo, per cui non dobbiamo pensare che questa esperienza vissuta da Agata appartenga al passato, appartiene anche al presente e sarà bello accostare alla sua santità quella del beato Pino Puglisi, il cui trentennale dalla morte ricorre proprio in questo 2023, come il Papa ci ha ricordato in una lettera. La revisione degli statuti semplicemente perché l'esperienza ci porta a rivedere alcuni aspetti e a far sì che l'appartenenza alle associazioni sia sempre un'appartenenza di fede, non semplicemente formale, e che chi appartiene porti veramente la medaglia che non è qualcosa di esteriore, ma la medaglia della trasparenza, la medaglia del non avere nulla in sospeso con la giustizia, questo l'ho sottolineato, la medaglia di una bella testimonianza cristiana. Il sacco deve essere bianco non solo perché uscito da una lavatrice, ma deve essere bianco perché la persona che lo porta si sforza perlomeno di essere coerente con la sua fede e con la sua devozione. Straordinaria decisione del sindaco Trantino che rinuncerà a salire sulla carrozza del Senato perché il primo cittadino sia uguale a tutti gli altri anche in questo momento di condivisione civica. Non vuole essere un segno di rottura col passato oppure un moto rivoluzionario, è semplicemente un modo per far comprendere alla città quel che abbiamo sempre detto, e cioè dire che le istituzioni sarebbero state accanto ai cittadini, perché il vero problema di questa città è che troppe distanze ha consentito di consolidare fra la città e chi è che governa la città. Per questo ho ritenuto di non salire sulla carrozza del Senato per presentarmi dietro di essa allo stesso piano stradale dei cittadini e far salire al posto mio tre ragazzi di scuola media che vinceranno un concorso sulla Catania che sarà, valutazione compiuta rigorosamente dai dirigenti scolastici e da docenti universitari, proprio per dare questa diversa impronta alla città che stiamo immaginando. Da un lato le istituzioni che camminano sullo stesso asse stradale in cui si trovano i cittadini e i devoti, dall'altro il nostro futuro che si trova sulla carrozza del Senato. E sempre a Catania è stato inaugurato il nuovo ufficio postale presso la stazione centrale. Sentiamo ancora Lucio Di Mauro. È stato inaugurato l'ufficio postale di Catania 1 nella sua nuova sede in piazza Papa Giovanni XXIII, all'interno della stazione centrale del capoluogo etneo, alla presenza del sindaco di Catania Enrico Trantino e dei rappresentanti di Poste Italiane. Oltre 400 metri quadrati dedicati, 6 postazioni, 3 sale consulenze e un ATM, Postamat operativo H24.
Sicuramente un grande obiettivo per quanto riguarda Poste Italiane è l'apertura di questo ufficio postale, il primo in Sicilia, all'interno di una stazione centrale. Sì, siamo assolutamente fortemente orgogliosi. Riapre l'ufficio postale di Catania 1 per la prima volta in Sicilia all'interno delle ferrovie, collocato in un quartiere fortemente popoloso che per valorizzare il territorio appunto all'interno del comune di Catania. Una caratteristica molto importante di questo ufficio risiede nel fatto che sono stati creati anche due ambienti, uno per il servizio allo sportello dei cittadini e anche una presenza di sale consulenze con una privacy particolare in cui collocate separatamente dal normale diciamo servizio dello sportello. Come si presenta questo ufficio a livello tecnologico? È altamente moderno, è assolutamente in linea con quello che è il piano industriale dell'azienda, presenta anche un angolo il punto Poste Casa e Famiglia che serve proprio a aiutare le famiglie giornalmente. La scelta di farlo nascere all'interno, comunque accanto a una stazione centrale, come è stata studiata? Proprio perché le ferrovie di Catania si trovano al centro del quartiere, uno dei quartieri più importanti di Catania, quindi molto vicini al centro storico, quindi anche per i turisti, ma soprattutto perché è il quartiere più popoloso di Catania. Non è un caso che sia io qui a salutare questa inaugurazione, a salutare questa apertura, perché diventa un momento di cucitura fra il nostro mondo della produzione lavorativa, il nostro mondo della clientela che in qualche modo si unisce. Peraltro in una posizione particolare in cui non c'è solo il flusso di passeggeri che va e viene dalla stazione, ma c'è anche un servizio della Caritas qua vicino, quindi mi piace questa integrazione sociale che diventa poi un elemento di inclusione che non viene solamente predicato ma viene poi praticato in concreto. Quindi io ringrazio Poste Italiane per la sensibilità che ha avuto nell'individuare questa soluzione come punto in cui aprire questo nuovo ufficio, ci saranno anche servizi bancari, 15 dipendenti e quindi è un bel momento per la città nel solco di quella rinascita che desideriamo venga alimentata ogni giorno di più da buone prassi proprio come questa. La cronaca, restando a Catania, parliamo dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato nei quartieri della città, in questo caso nel quartiere di San Berillo Vecchio. Sono state levate diverse sanzioni, soprattutto ad automobilisti indisciplinati, ma anche a parcheggiatori abusivi e attività commerciali. Ma facciamo il punto del nostro servizio. Prosegue l'attenzione della Polizia di Stato su uno dei quartieri del centro storico di Catania, nell'ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate a contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità nei quartieri cittadini. La polizia ha infatti eseguito mirati servizi nel quartiere di San Berillo Vecchio. Gli agenti del commissariato centrale, che insiste proprio in quella zona, con il supporto degli operatori del reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, delle unità cinofile della Questura, di unità della squadra a cavallo e delle pattuglie della Polizia Locale, hanno effettuato una capillare attività di monitoraggio all'interno del quartiere con posti di controllo nei punti nevralgici finalizzati all'identificazione di persone e al monitoraggio dei veicoli, fornendo una cornice di sicurezza all'operato del personale del commissariato della pattuglia a cavallo, che ha effettuato un pattugliamento di tutte le vie interne al rione, e delle unità cinofile impegnate nella ricerca di sostanze stupefacenti occultate in anfratti murari, tipica modalità di spaccio finora registrata. In piazza Spirito Santo è stato individuato e sanzionato un parcheggiatore molesto originario del Sudan, colto sul fatto dagli agenti mentre infastidiva gli automobilisti con pressanti richieste di denaro. Complessivamente, nel corso del servizio, sono state identificate 128 persone, controllati 53 veicoli ed elevate 22 sanzioni per violazioni al codice della strada, in particolare per guida senza casco, mancanza di copertura assicurativa e per divieto di sosta. Un automobilista è stato trovato alla guida sprovvisto di patente. Sono stati sequestrati due veicoli, mentre uno è stato sottoposto a fermo amministrativo. Sono state inoltre controllate 15 persone
persone sottoposte agli arresti domiciliari o a misure di prevenzione. Due di esse sono state deferite all'autorità giudiziaria perché non trovate in casa al momento del controllo. Particolare attenzione è stata data anche ai controlli delle attività commerciali. Sono stati controllati 6 esercizi pubblici, 2 dei quali sono stati sanzionati amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico. Spostiamo virtualmente a Vittoria, nel Ragusano, dove i carabinieri hanno fermato e condotto in carcere un giovane accusato di tentato omicidio. Ha infatti accoltellato un altro giovane del posto nei pressi di un istituto scolastico. Nei giorni scorsi, nei pressi dell'Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII Colonna, nel comune di Vittoria, un giovane vittoriese, a seguito di un diverbio per futili motivi con un altro giovane del posto, lo ha aggredito estraendo un coltello e colpendolo più volte agli arti e al torace. I militari della locale stazione, unitamente a personale del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vittoria, dopo aver prestato soccorso alla vittima, trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi, si sono recati sul luogo dell'aggressione acquisendo ogni elemento investigativo utile all'identificazione dell'aggressore. I carabinieri hanno dato così impulso a un'articolata attività d'indagine consistita nell'escussione dei testimoni presenti ai fatti e all'analisi delle telecamere di videosorveglianza. Estrapolata dai filmati l'immagine dell'aggressore, i carabinieri hanno effettuato accertamenti riuscendo a risalire alla sua identità per poi attivare immediatamente le ricerche in tutti i luoghi di interesse frequentati dal soggetto. L'aggressore è stato individuato nel comune di Vittoria e dai primi accertamenti è emerso che lo stesso indossava alcuni capi di abbigliamento utilizzati durante l'evento delittuoso, ovvero corrispondenti a quelli osservati nei filmati acquisiti e macchiati da evidenti tracce ematiche, verosimilmente riconducibili alla vittima. Il quadro indiziario e gli elementi investigativi raccolti dai carabinieri hanno permesso di definire la responsabilità del giovane per il tentato omicidio, rendendo così necessaria l'esecuzione del fermo di indiziato di delitto nei suoi confronti. I carabinieri, terminati gli atti di rito, hanno dapprima sottoposto a sequestro i capi di abbigliamento macchiati di sangue e poi tradotto l'aggressore presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Torniamo a Catania, dove è stata presentata la scuola di formazione per il bene comune. Vediamo di che si tratta. Non solo una conferenza stampa, ma un primo incontro per confrontarsi su temi di grande attualità nella società. È emersa la necessità di formare una nuova classe dirigente pubblica e privata, di affrontare in modo adeguato il cambiamento epocale in atto, di diffondere e tutelare il valore di fare rete. Questo quanto emerso nel corso della presentazione della Scuola di Formazione per il Bene Comune, organizzata da Future Lab e Compagnia delle Opere Sicilia, con i patrocini di Università e Comune di Catania e il sostegno di alcuni sponsor. Il nostro corso si rivolge ai giovani, soprattutto ai giovani, ovviamente è aperto anche agli adulti, per i giovani a titolo gratuito, soprattutto degli istituti di istruzione secondo grado e per gli studenti universitari. Le finalità sono quelle di contribuire a creare una classe dirigente nuova, competente, in possesso di competenze e in possesso di valori etici. Noi abbiamo accettato questa sfida ambiziosa, molto difficile, soprattutto nei nostri territori, in un momento in cui avviare una scuola di formazione politica non può essere avviare una scuola di indottrinamento, ma una scuola che rende i cittadini consapevoli, che dà la possibilità, fornisce gli strumenti ai nostri ragazzi, ai cittadini, per poter decidere, quindi conoscere per decidere. Il nostro programma, come sempre, è molto attento, siamo stati premiati 3 anni fa proprio per questo motivo tra le 10 migliori scuole di formazione politica d'Italia, in quanto abbiamo avuto sempre una grande attenzione nella scelta dei contenuti e nella scelta dei relatori. Questa è la qualità che noi mettiamo nelle nostre attività, la metteremo a maggior ragione quest'anno. Abbiamo 6 giornate di altissimo livello con i massimi esperti che interverranno sulle tematiche che tratteremo. È tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia. A più tardi.